produzione del librino che tutti quanti oramai conoscete, che è A 150 anni da Roma Capitale, costruire il futuro della città eterna, a cui hanno contribuito docenti delle tre università. Abbiamo organizzato una serie di incontri cercando di mantenerci intorno a due principi di fondo. Uno, quello della costruire questi incontri intorno al libro e con un taglio prevalentemente scientifico-accademico, in un momento in cui, e abbiamo anticipato probabilmente quello che sta succedendo, che speriamo che stia succedendo, cioè la possibilità di discutere dei temi in maniera approfondita senza farsi trascinare nella contingente polemica politica. Forse questa potrebbe essere la cifra di questo nuovo governo. Diciamo, noi potremmo dire che potremmo vantarci di aver in qualche modo anticipato una linea di tendenza che forse è quella che sta emergendo. Quindi le due linee, una era quella di discutere i temi che riguardano in questo caso Roma Capitale, cercando l'approfondimento dei temi e non la contingenza politica. L'altra linea con cui abbiamo affrontato questo tema è quella di non affrontarla solamente sotto il profilo o giuridico, economico, storico, ma o urbanistico, di pianificazione, ma di cercare di tenere insieme varie esperienze. Oggi, proprio nella giornata di oggi, è riemerso un inizio di discussione anche in Consiglio Comunale a Roma, riemergono nuove proposte. Io credo che la nostra esperienza di questo contributo alla discussione delle tre università di Roma non debba finire qui, ma possa continuare su queste due linee che dicevo prima, cioè scientificità dell'approfondimento e interdisciplinarità dell'approfondimento, possa continuare anche nei prossimi tempi. E io, insieme agli amici che hanno organizzato queste iniziative, che hanno partecipato al libro, che hanno partecipato alla discussione, cercherò di continuare a promuovere questo tipo di discussione. L'incontro di oggi era su Roma Città dello Sviluppo ed era introdotto da Emma Galli, che è docente di Scienza delle Finanze e di Finanza degli Enti Locali, non è nel mio Dipartimento di Scienze Politiche, questa è una cosa che mi dispiace, ma era nella Facoltà di Scienze Politiche, che si è dovuta scindere in tre dipartimenti, e nella scissione abbiamo perso il contributo ravvicinato, perché poi il contatto c'è sempre, ma il contributo ravvicinato è di meno, di Emma Galli. Quindi Emma Galli, che, come abbiamo sempre fatto in questo incontro, introdurrà presentandoci le posizioni espresse nel libro e fornendoci il contributo di un economista, e poi a discutere non solo la relazione di Emma, ma anche le prospettive che può avere il tema dello sviluppo, Linda Lanzillotta, che come dire, tutti conosciamo e che ringrazio di essere qui con noi, che è stata senatore, è stata ministro degli affari regionali, e fra le altre cose che ha fatto, lo dico perché la cito in un librino in cui mi occupo di dissenting opinion, ha presentato una proposta di legge costituzionale per l'introduzione del dissenting opinion un po' di anni fa, non so se Linda se la ricorda, lo ricorda. Quindi diciamo, a discutere le tesi di Emma, ma soprattutto a discutere sulle prospettive di sviluppo di Roma, Linda Lanzillotta, che ho ricordato prima, e Luigi Paganetto, professore emerito di economia politica a Tor Vergata, attualmente presidente della Fondazione Tor Vergata, e se non sbaglio, ma i titoli di Luigi sono tanti che sicuramente ne dimentico qualcuno, ma quelli che ho citato spero di non sbagliarmi, vicepresidente di Cassa Depositi e Prestiti. Quindi ambedue gli oratori, Linda e Luigi,
persone che ci possono descrivere, dare una prospettiva di grande interesse sui temi dello sviluppo di Roma. Allora io mi fermo qui e lascio la parola ad Emma, ringraziando appunto Emma, Linda e Luigi del loro intervento. Prego Emma, grazie. Grazie, grazie professore, e soprattutto devo dire ci tengo molto a ringraziare il professor Caravita e il gruppo ovviamente che ci ha coinvolto, perché anche Pierpaolo D'Usto in realtà appunto ha lavorato con me su questo contributo in un progetto che, da cui devo dire che fino a questo momento ho appreso molto, proprio per le ragioni che menzionava Beniamino, la valenza multidisciplinare, ma non solo, anche il fatto che le analisi ovviamente fondate scientificamente, però hanno tutte avuto un taglio, diciamo, fortemente orientato a individuare questioni, problematiche e anche direi molta attenzione alle politiche pubbliche, che è uno degli aspetti, diciamo, di cui mi interesso. E l'altro aspetto che devo dire anche mi è piaciuta di questa esperienza è anche la visione prospettica, perché in realtà nelle varie giornate di incontro in cui insomma ci sono state le presentazioni dei vari contributi non è mai mancata, diciamo, questa visione prospettica rispetto ai problemi della città e anche un po' rispetto a scenari futuribili. Quindi come mi colloco, diciamo, in questo progetto? Come collocare il nostro contributo in questo progetto? Devo dire che in realtà il nostro contributo è un po' a cavallo tra Roma, città dei servizi, e Roma, città dello sviluppo, perché come vedrete ci sono alcune riflessioni che ritornano su degli aspetti che già Fabio Giglioni nel suo intervento e soprattutto, ecco, rispetto alle sue riflessioni sulla riarticolazione possibile o auspicabile forse, diciamo, dell'ordinamento giuridico del federalismo da un lato, e anche Maria Vittoria Ferroni rispetto appunto all'analisi dei servizi pubblici avevano già fatto. Quindi vedrete che in realtà, diciamo, noi ci collochiamo un pochino anche, spero, dando qualche contributo ulteriore rispetto a queste tematiche in fondo già in parte sollevate e discusse, per poi insomma spostarci anche sulla linea, diciamo, di Roma città dello sviluppo. E io, diciamo, da questo punto di vista partirei da una riflessione, che è una riflessione un po' generale, diciamo, di metodo, che ovviamente riguarda Roma, ma non solo, nel senso che ovviamente potrebbe essere considerata una riflessione generale, ma che è importante per la città, che è importante per le città, ovviamente non solo per Roma, ma in questo caso, ecco, l'enfasi ovviamente è su Roma, e che è fondamentalmente una sorta di ricognizione del patrimonio informativo di tipo quantitativo di cui disponiamo quando vogliamo capire che cosa succede nelle nostre città e quindi nella nostra città. E dico questo perché in realtà, soprattutto negli ultimi anni, forse direi nell'ultimo decennio, c'è stato un grosso proliferare, c'è stata una grossa produzione di dati molto disaggregati, e quindi, diciamo, c'è stata una sorta di tendenza a produrre un'informazione granulare che ha riguardato i territori e di cui in realtà, diciamo, è possibile disporre, ed è possibile disporre non solo come analisti, statistici, economisti applicati, ma è possibile disporre anche un po' in una duplice prospettiva di cittadino da un lato e di decisore pubblico, immagino, dall'altro. Nel senso che, ecco, quello che mi piaceva partire in realtà oggi è questa riflessione che appunto è anche generale, se vogliamo, ma che penso sia importante per la nostra città, e cioè ma che cosa ci suggeriscono i dati, e che cosa ci suggerisce il ventaglio, che è abbastanza articolato, di indicatori, di dati di diversa natura, che sono in grado di fotografare la complessità, diciamo, della città di Roma, e anche appunto, come dicevo poco fa, di arricchire il patrimonio informativo di cui i cittadini da un lato e i decisori pubblici dall'altro in realtà possono disporre. E questo anche un po' in una, volendolo inquadrare da un punto di vista teorico, diciamo, ritorno un po' al rapporto di agenzia tra elettori ed eletti, e quindi fondamentalmente tra chi ci governa e i cittadini, e in realtà in questo rapporto di agenzia, che a volte viene letto come se fosse, insomma, una relazione di tipo univoco, in realtà mi sembra che sia più
concepibile come una relazione di tipo biunivoco, in cui di fatto c'è un'informazione che dal cittadino arriva ai decisori. Penso all'indagine che ha presentato Maria Vittoria Ferroni, no? Qualche incontro fa, quindi sulle valutazioni della qualità dei servizi, e il cittadino che dalla sua esperienza, quindi col proprio senso comune, riesce a esprimere e a manifestare delle valutazioni sulla qualità dei servizi che arrivano ai decisori pubblici, e al tempo stesso, ovviamente, dall'altro lato, la produzione di dati anche ufficiali, e alcuni di questi li presenterò tra un pochino, che ci dicono invece appunto come spende la città di Roma, in che cosa spende meglio, in che cosa spende peggio, c'è efficienza, non c'è efficienza e quant'altro. Quindi ecco, mi sembra, diciamo, importante fare un attimo, ecco, il punto della situazione, cioè una breve ricognizione, che per forza di cose sarà breve, ma un po' una breve ricognizione dell'esistente. Ma di quali dati, diciamo, siamo in grado di disporre? E soprattutto, questi dati sono utili per consentire ai processi decisionali di essere effettivamente processi decisionali più consapevoli? E cioè, i nostri decisori pubblici, quando definiscono e disegnano le politiche pubbliche, effettivamente utilizzano questi dati, utilizzano il patrimonio che questi dati rappresenta, e lo fanno appunto per migliorare la qualità della vita del cittadino, per migliorare il grado di coesione economica, sociale, e anche appunto per favorire l'attività economica. E qui ci metto un bel punto di domanda, perché non credo sia facile dare adesso una risposta, ma credo, almeno dal mio punto di vista, credo sia importante sollevare il problema, perché tutta questa produzione di dati che è esplosa a livello territoriale in questi anni deve pure avere un'utilità che, a mio parere, deve andare, o mi auguro che vada, al di là dell'utilizzo puro e semplice, diciamo, dei lavori scientifici, appunto dei lavori degli analisti. E diciamo, un po' da questa ricognizione, quindi dalla fotografia che viene fuori della città di Roma e anche di Roma città metropolitana, passerei, diciamo, anche un pochino a così fare qualche riflessione su come, se sia effettivamente opportuno ripensare l'architettura istituzionale decentralizzata, e capire appunto come la spesa pubblica, per esempio, di cui tratterò, va, come dire, considerata e riconsiderata anche, diciamo, in un tentativo di valorizzazione anche dell'operato di municipi, rispetto appunto ai fabbisogni specifici che molto differenziati appaiono sul territorio, diciamo, di Roma capitale. Partirei, diciamo, da una prima questione, che è la questione di come spende Roma capitale, come spende Roma città metropolitana. E già su questo, in realtà, è possibile ricorrere a dei dati interessanti, che sono dati ufficiali che vengono pubblicati, sono elaborazioni in realtà di dati derivanti dai conti consuntivi dei comuni, integrati poi con una serie di informazioni acquisite attraverso dei questionari somministrati appunto agli amministratori pubblici, e che vengono appunto pubblicati dalla SOSE, che è una società pubblica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, su un portale, quindi, che si chiama Open Civitas, che quindi è aperto a un accesso aperto al cittadino, così come ovviamente agli analisti. E lì, diciamo, ci sono dei dati interessanti che ho utilizzato, per la verità, per questo contributo, e che, ecco, il dato più recente è del 2016 per il Comune di Roma, del 2015 per Roma città metropolitana. E questi dati, in realtà, ovviamente nulla ci, ovviamente, insomma, nulla ci dicono rispetto della qualità del servizio, ma molto ci dicono invece rispetto ad un'analisi di performance, nel senso che ci dicono fondamentalmente qual è la spesa storica annuale relativa all'offerta di diversi servizi pubblici al netto delle contribuzioni degli utenti e degli interessi passivi per le funzioni fondamentali, quindi le funzioni essenziali dei comuni e delle province. Quindi il livello di governo di cui descritto da questi dati è il livello territoriale, quindi comuni, province e città metropolitane, ed è un livello anche di relativo dettaglio, perché riguarda non solo il totale delle funzioni, ma le funzioni essenziali di fatto dei comuni e delle province. E oltre al dato, diciamo, sulla spesa storica annuale, c'è poi, diciamo, una stima
una sorta di, diciamo, di concetto medio di fabbisogno di spesa che viene appunto prodotto e stimato sulla base delle caratteristiche territoriali, socio-economiche, demografiche della popolazione residente nei diversi comuni, quindi tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario e rispetto anche ovviamente ai servizi offerti. Poi c'è un dato interessante sul livello della spesa che misura di fatto quanto il comune spende rispetto ad una spesa standard, quindi ad una spesa media, il cui valore va da 0 a 10, e infine un livello quantitativo delle prestazioni che, come dicevo prima, non cattura la qualità, ma ci sono altri dati per catturare la qualità, in questo caso non cattura la qualità, ma la quantità della prestazione, quindi l'erogazione, il livello, diciamo, di prestazione quantitativo per le diverse tipologie di servizi erogati dai comuni, sempre rispetto alla media dei comuni che sono caratterizzati dalla stessa fascia di popolazione. Anche in questo caso, cioè poi il valore viene quindi escalato su un livello che va da 0 a 10. Ora, siccome insomma, con i dati a volte è necessario far vedere qualche grafico, io vi farei vedere il grafico che semplifica un pochino l'analisi e poi ovviamente insomma ne discutiamo e provo a farvelo vedere perché effettivamente diventa altrimenti un po' noioso sciorinare dati senza visualizzarli. Vediamo se riesco a presentare il tuo schermo intero. Ecco, allora, un attimo. Dunque, impossibile condividere, quindi devo concedere autorizzazione. Va bene. Va bene. Francesco, quindi procedo senza? Aspetta. Francesco, riesce a condividere? Credo che sia Francesco che ha organizzato, Ah, quindi forse se no, Francesco riesce. no, la condivisione è libera, basta che mette presenta ora. Presenta ora, Le dovrebbe apparire al centro un rettangolo con una freccia, pigiando ok. all'interno. Ecco, allora, presenta ora, aspetta. Cioè, il tuo schermo intero, una finestra, no, E poi a vabbè. seconda sì, di cosa vuole condividere, se lo Beh, schermo era un intero. grafico, però vabbè, non importa, aspetta un attimo. Se no le invia a me via mail e provo a condividerle io. Se no, guarda, non importa, posso anche farlo, cioè raccontarvelo. Era solo perché, diciamo, era un grafico che avevo, che era un po' di sintesi, quindi magari era utile, però, diciamo, non ci perderei neanche troppo tempo, per cui non importa. Sì, perché mi dice sempre impossibile. Non importa, non importa, dai, facciamo anche bene senza. Però ecco, insomma, vi do qualche diciamo, dato di sintesi, no? Rispetto a quello che volevo raccontarvi. Di fatto, diciamo, quello che emerge dai dati SOSE è che la Roma, il comune di Roma, ha una gestione efficiente dei servizi sociali e degli asili nido, efficiente per la polizia locale, laddove invece mostra inefficienza nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti e nel settore della viabilità e del territorio. Le spese per l'amministrazione, quindi servizi generali e per l'istruzione, sono superiori a livello standard, che vuol dire che il comune spende di più della media e quindi dello standard richiesto, ma il livello di servizi si attesta su un valore medio. Un dato interessante è quello di sintesi, diciamo, che riguarda una sorta di valutazione di performance del totale delle funzioni e che evidenzia di fatto che la gestione romana è nella media rispetto al livello di servizi, ma è eccessiva nel fabbisogno di spesa, quindi nel quanto spende rispetto allo standard. Questo, diciamo, se noi guardiamo ai dati sulla spesa e quindi a una sorta di breve analisi di performance con i dati del MEF, quindi dati SOSE MEF, diciamo. Ovviamente c'è anche l'altro lato della storia. Come vi dicevo, questi dati non ci dicono nulla sulla qualità dei servizi e quindi non ci dicono nulla sulla efficacia, laddove ci sono altre indagini, naturalmente, che ci aiutano a capire se i cittadini romani sono o meno soddisfatti della pluralità dei servizi che ricevono. E diciamo, su questo fronte c'è più di un'indagine. Maria Vittoria, qualche incontro fa, faceva riferimento alla 12ª indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali.
locali di Roma del 2019. E qui appunto mi sembrava utile riprendere alcune notazioni che lei stessa aveva fatto e quindi segnalare la presenza di un nesso effettivamente significativo tra il livello dell'offerta di servizi pubblici e la qualità della vita percepita dai cittadini. E l'immagine, diciamo, della città che emerge, insomma, che viene restituita da questa indagine, è che fondamentalmente i servizi mediamente non risultano essere soddisfacenti e la media, diciamo, il valore medio è di circa 5, che fondamentalmente è di un punto inferiore rispetto alla fotografia che ci restituisce il dato SOSE. Naturalmente poi, se disaggreghiamo ulteriormente, quindi andiamo un pochino più all'interno di alcuni servizi in particolare, ci viene confermata una valutazione critica relativa allo smaltimento e alla raccolta dei rifiuti e al sistema dei trasporti, quindi diciamo di fatto i dati SOSE trovano conferma anche nella prospettiva, come dire, dal lato della domanda, quindi nella prospettiva dal lato, diciamo, degli utenti. Se poi andiamo a fare qualche confronto con risultati di altre indagini, anche queste sulla qualità della vita di fatto, e vado a guardare i dati per esempio prodotti dall'indagine Italia Oggi, Sapienza Università, perché appunto il professor Polli la dirige da molti anni, che è un'indagine appunto sulla qualità della vita delle province italiane, nel 2019 la qualità della vita che emerge, diciamo, rispetto appunto a Roma è una qualità definita, secondo la scala utilizzata in questa indagine, come complessivamente scarsa, anche se leggermente migliorata rispetto al 2018. E anche in questo caso, se disaggreghiamo, ci troviamo in una situazione in cui la qualità dell'ambiente è considerata insufficiente, scarsa è la valutazione da parte dei cittadini con riferimento a fare il lavoro, accettabile il riferimento a istruzione, formazione e capitale umano, accettabile per la sicurezza sociale e personale, buona per la salute, cioè di fatto la valutazione migliore, almeno diciamo nell'ambito di questa indagine, viene riferita al sistema della salute. E infine, ecco, per citare una fonte ulteriore, in un'ottica che è un po' di confronto, c'è l'indagine del Sole 24 Ore, che è un'indagine ormai trentennale, quindi insomma anche molto consolidata, che classifica Roma come 19esima su un totale di 107 province, e lo fa rispetto a una serie di dimensioni, non ultima ovviamente la dimensione dei servizi pubblici. Anche in questo caso, se disaggreghiamo, Roma presenta una posizione migliore, del 18esima, tanto per dare insomma una classificazione con riferimento alla spesa sociale, è 44esima per i servizi sanitari, in particolare per la medicina generale, e ha, diciamo, una posizione di gran lunga peggiore, 73esima per la qualità dell'aria, 74esima per la raccolta differenziata, 86esima per la produzione di rifiuti. Tutto questo in realtà non per annoiarvi troppo, diciamo, con i dati, ma un pochino perché per due ragioni, sia per dar conto, diciamo, di questa pluralità di fonti, che è sempre un fatto positivo perché consente di fare confronti e di avere, diciamo, diverse base dati da cui partire per le analisi, sia appunto anche per evidenziare che Roma in realtà è una città una città ovviamente complessa, eterogenea, e che non ha sempre senso parlare in generale di servizi pubblici, ma a volte è quantomeno opportuno disaggregare e quindi effettivamente utilizzare questa granularità dell'informazione per capire meglio cosa funziona e cosa no, o cosa, come dire, funziona meglio, è più efficiente e più efficace, e cosa invece in realtà funziona poco. Se poi andiamo a guardare anche, diciamo, a Roma città metropolitana, sempre partendo dai dati della SOSE, quindi di nuovo muovendoci per tipologie di funzioni, anche in questo caso in realtà non abbiamo un dato così dettagliato come per i comuni, e quindi per Roma città, per Roma, diciamo, come comune appunto, ma abbiamo comunque qualche informazione interessante, nel senso che, diciamo, abbiamo un dato che ci rappresenta la differenza
tra la spesa storica, quindi quanto effettivamente la città metropolitana spende nelle diverse funzioni che svolge, e quanto dovrebbe spendere, quindi di fatto qual è il benchmark di riferimento come spesa standard. E in realtà dai dati che emergono, che pure appunto vi avevo rappresentato sul grafico, emerge fondamentalmente che Roma, città metropolitana, spende di meno dello standard esclusivamente per le funzioni generali, laddove per tutte le altre funzioni, nello specifico il dato riguarda il totale delle funzioni, l'istruzione, il territorio e l'ambiente, invece spende di più del necessario. Purtroppo, appunto, in questo caso non c'è un dato sul livello della prestazione e, come vi dicevo, però non c'è un dato sulla qualità poi del servizio, che è, diciamo, altra questione e altra storia. Ora, qual è un passaggio che mi sembra anche utile, diciamo, fare appunto da analista? Quello di provare a integrare, diciamo, la lettura di questi dati, che sono oggettivamente parziali, con un'altra fonte che è stata sviluppata dall'Istat ormai da alcuni anni e che è la fonte, diciamo, dei cosiddetti indicatori BES, del benessere equo e sostenibile, che originariamente riguardavano il paese nella sua interezza, poi le regioni, e oggi, diciamo, possiamo disporre di dati, di indicatori BES, su tutta una serie di dimensioni, anche a livello territoriale. Le dimensioni sono tante, ve ne menziono qualcuna: c'è la salute, c'è l'istruzione e la formazione, lavoro e conciliazione dei tempi di vita, il benessere economico, le relazioni sociali, la politica e le istituzioni, la sicurezza, paesaggio e patrimonio culturale, ambiente, ricerca, innovazione, qualità dei servizi, quindi veramente molte. All'interno di ciascuna dimensione poi c'è una pluralità di indicatori, per cui vuol dire, è possibile anche selezionare e scegliere quelli che sembrano più rilevanti. E ecco, tanto per citarne alcuni, perché poi altrimenti sciorinare i dati diventa anche abbastanza noioso e forse anche un po' inutile, per esempio, se guardiamo a Roma città metropolitana, emerge una rappresentazione che ha dei tratti positivi. Per esempio, con riferimento all'istruzione e alla formazione, l'area romana si caratterizza per un assetto, di un quadro, diciamo, che è anche migliore rispetto al dato nazionale e al dato regionale. Quindi di fatto, ecco, se, giusto per darvi il senso di quello che sto dicendo, se guardiamo per esempio all'incidenza dei giovani che si collocano nella fascia tra i 15 e i 29 anni, che non hanno proseguito gli studi, no, che sono in cerca di lavoro, nell'area romana, quindi città metropolitana, questa incidenza è di circa il 20%, il valore nazionale è di circa il 24% e quello regionale del 22%, anzi quasi 23%. Quindi da questo punto di vista l'area romana si comporta, tra virgolette, leggermente meglio rispetto a dato nazionale, dato regionale. Lo stesso tipo di rappresentazione viene fuori anche se guardiamo per esempio alle persone che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria, che rappresentano circa il 72% nell'area romana, che è un valore di circa 12 punti percentuali più elevato del dato nazionale e del dato regionale. E diciamo, la stessa riflessione si può fare anche per i laureati, che si attestano intorno al 30%, e anche questo valore è del 6% superiore al dato registrato a livello nazionale e di circa il 2% rispetto a quello regionale. Sulla partecipazione al mercato del lavoro, i valori sono leggermente superiori, anche in questo caso, al dato regionale e al dato nazionale. Condizione reddituale, anche in questo caso, l'area romana sembra essere leggermente in una posizione di leggero vantaggio rispetto al Lazio, rispetto all'Italia. Sull'ambiente, sulla qualità e sulla sostenibilità ambientale, invece, l'incidenza, diciamo, dei rifiuti urbani conferiti in discarica rispetto alla raccolta totale di 0,5, laddove il dato nazionale è del 23 e dell'11, quindi c'è una distanza notevole. E questo lo dico semplicemente perché, almeno per quanto mi riguarda,
mi sembra abbastanza confortante che queste fonti diverse, che hanno anche diciamo, delle caratteristiche diverse, in un certo senso restituiscono diciamo, un'immagine, una fotografia della città eterogenea, differenziata, ma direi abbastanza univoca, dove insomma, non ci sono grosse discrasie tra dati dal lato della domanda e dati diciamo, dal lato dell'offerta. Per qualità dei servizi pubblici, appunto, e con questo ecco, concluderei la disamina dei dati, emerge che la fotografia è, come vi dicevo, eterogenea. Per servizio sociale, asili nido e anche, aggiungo, regolarità nell'erogazione del servizio elettrico, il livello superiore rispetto al dato del Lazio e anche al dato nazionale, è inferiore per la raccolta differenziata e nella media per la capacità diciamo, delle amministrazioni di riscossione dei tributi. Ora, tutto questo diciamo, mi porta o ci porta in realtà un po' a una ultima o qualche ultima breve riflessione per capire diciamo, ecco, in sintesi quali sono anche così le sfide della città, diciamo, a partire ovviamente da questa ricognizione, a partire diciamo, da questo stato dell'arte. E riprendo un'immagine che mi era molto piaciuta in realtà qualche incontro fa, della costruzione, del ripensamento diciamo, dell'identità competitiva di Roma, cioè come ripensare questa identità competitiva. E diciamo, mi sembra che il ripensamento possa avvenire di fatto su due piani, ma la pongo più che altro ecco come col punto di domanda, ecco, senza voler dare già delle risposte. Da un lato, diciamo, c'è la grossa opportunità del Next Generation European Union che potrebbe rappresentare per Roma una l'opportunità appunto che di far diventare la città e l'area più in generale, l'area romana, come motore di sviluppo locale, almeno diciamo nei settori chiave che insomma, in cui la città può avere un valore aggiunto, e penso naturalmente al settore del turismo, anche la stessa innovazione e ricerca, il sostegno alle piccole e medie imprese, la digitalizzazione e l'economia della cultura. Da questo punto di vista, diciamo, un altro dato ci dice che se utilizziamo l'indice di competitività, che è un indice che viene calcolato regolarmente dall'Unione Europea per tutte le regioni, quindi non per le città, ma per tutte le regioni dei paesi europei, e che fa riferimento naturalmente alla capacità di innovazione imprenditoriale, digitalizzazione, ma anche alle infrastrutture, alle istituzioni, quindi è un indicatore di competitività che direi ampio, quindi da intendere in senso lato. Il Lazio presenta un valore in una scala che va da 0 a 100 di 53. Quindi diciamo che si viene a collocare così in una posizione intermedia, è 160esima rispetto a 268 regioni, ma in fondo neanche in una posizione così lontana dalle aree più competitive diciamo delle altre regioni europee. Naturalmente a questa, e qui secondo me si gioca molto la partita, a questa grossa disponibilità di risorse finanziarie che pure diciamo interesseranno i territori, perché non interesseranno ovviamente soltanto il governo centrale, naturalmente dovrà corrispondere una capacità anche da parte delle amministrazioni di elaborare strategie, di anche una capacità di progettare e di attuare, e questo ovviamente non può prescindere dall'assetto istituzionale ed amministrativo e dalla qualità diciamo anche della capacità di spesa della governance multilivello. E qui appunto ovviamente è un po' una partita diciamo da giocare. Ultimo punto, che era il secondo aspetto che volevo lanciare sul tavolo, è se effettivamente un ripensamento dell'architettura istituzionale in termini di maggiore di potenziamento di fatto della democrazia di prossimità possa anche, come dire, aiutare di fatto in questa direzione, alla luce anche dei dati sui servizi pubblici che vi ho mostrato. E da questo punto di vista mi pare che questo lo dicesse anche molto bene Fabio Giglioni nel suo contributo,
diciamo, siamo di fronte a un approccio tutto sommato centralistico della città, laddove però, aggiungo io, in termini di fabbisogni di spesa, Roma si presenta come una città composita e effettivamente molto eterogenea, per cui forse un modo per superare anche questa, la questione della distribuzione delle risorse tra i municipi e anche garantire di fatto il principio dell'uguaglianza agli nell'accesso tra i cittadini, diciamo, nell'esercizio dei servizi pubblici essenziali, forse ecco una riflessione che fino a questo momento non c'è stata sulla stima dei fabbisogni effettivi dei municipi e anche, diciamo, una stima di una domanda potenziale al momento quindi insoddisfatta, credo che sia un passaggio importante, diciamo, da fare per una finanza pubblica che sia più attenta al rapporto con il cittadino. Quindi anche, diciamo, un ragionamento da questo punto di vista sulla dimensione ottimale dei municipi per garantire, no, l'erogazione di servizi e anche per favorire delle potenzialità di innovazione, di sperimentazione che a volte anche in un quadro sottolineate nel quadro teorico, ma che anche appunto nella realtà delle politiche in fondo possono essere proprie di giurisdizioni che sono più snelle, più vicine al cittadino, più e anche in concorrenza, se vogliamo, tra loro, e quindi in qualche modo possono anche quindi sperimentare, diciamo, delle innovazioni o sperimentazioni anche rispetto alla tipologia e qualità dei servizi pubblici. Beh, mi fermerei qua e vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie. Grazie Emma, ci ha fornito una serie di dati molto interessanti. Sulla base di questi dati poi si può continuare a ragionare. Io adesso darei la parola, mantenendo l'ordine alfabetico, così non si fa nessun torto, mi sembra sempre chiederei a Linda Lanzillotta e a Luigi Paganetto sia un commento ai dati che ci ha dato Emma, sia alcune linee di sviluppo. Linda, ce n'hai due video e uno è aperto. Oddio, aspetta, c'è un po' di... Oddio. Che faccio? Non capisco cosa succede. Tu sei presente in doppia, uno dei tuoi... No, ma siccome tanto ti do la parola, allora chiudo io e si dovrebbe risolvere. Ma sono ancora doppia? Sì, sì. Sempre doppia. Però qui è chiusa. Ma c'è ancora doppia. Bella, ma doppia. Ecco. Non si sente più, professore? Dicevo che Linda si è prima riunificata e poi adesso è scomparsa. No, c'è. Sì, io non la vedo più. Ah. Linda, ci sei? Linda, eccola. Linda? Devi accendere il microfono. Sì, a me risulta acceso. Ecco, perfetto, allora, ecco. Sì, non mi vedo, ma la buono ugualmente. Ti vediamo e ti sentiamo. Ah, perfetto. Okay. Bene, allora buonasera a tutti, scusate, io c'ho qua, spero che il mio audio a voi sia migliore di quello che io ricevevo, perché di fatto ho avuto qualche difficoltà a seguire tutto l'intervento della professoressa Galli, che comunque... diciamo, ho colto nei passaggi essenziali e ho trovato molto interessante. Ne ho ricavato una considerazione che in parte è quella che si fa guardando il funzionamento ordinario della città di Roma, città metropolitana, in cui l'elemento della metropolitanità è stato valorizzato non abbastanza, ma di questo vorrei poi partire, e cioè che c'è una qualità dei servizi fondamentali
si porta dietro una strutturale storica inefficienza nel rapporto costo-qualità. Anche per quanto riguarda la spesa storica, ecco, io qui vorrei fare una segnalazione, e cioè che Roma è storicamente penalizzata nella determinazione della spesa storica dal momento in cui con i decreti stammati si modificò il sistema di finanziamento, si determinò la spesa storica sulla cui base determinare i trasferimenti, e Roma fu penalizzata perché continuava a contabilizzare, così come era stato quando c'era il regime del governatorato di Roma, una serie di spese correnti come spese in conto capitale, e quindi uno stock di spesa corrente non andò a determinare l'ammontare della spesa storica, e questo incise in modo, diciamo, profondo e tale da produrre poi effetti nel tempo, quello che era il suo fabbisogno storico per il finanziamento dei servizi. Questo poi in parte fu replicato per una serie di altre ragioni contabili che non mi sto qui a sciorinare perché sarebbero un po' noiosi, per quanto riguarda il finanziamento del fondo trasporti andato a Roma. Quindi si è portato dietro il Comune di Roma, adesso in parte la città metropolitana, una dote insufficiente per il finanziamento ordinario delle funzioni, dei servizi fondamentali. Questo fattore, affiancato a una cattiva gestione per quanto riguarda in particolare il settore dei trasporti, ha prodotto poi i risultati in termini di qualità a cui ci si riferiva poc'anzi. Ecco, io credo che il primo punto su cui occorrerebbe agire proprio per lo sviluppo della città, perché è un elemento indispensabile anche per ridare attrattiva a quello che dovrebbero essere le funzioni del futuro per la fuoriuscita della città di Roma dalla crisi profonda in cui è precipitata con il Covid, è quello di ridare qualità al sistema metropolitano, ai servizi, attraverso una revisione dei criteri di finanziamento, ma insieme a una revisione delle modalità di gestione. Si è parlato della raccolta differenziata, che dovrebbe essere un sistema quanto più decentrato possibile, anche per consentire ai cittadini un controllo sul territorio della qualità, e quindi una devoluzione di queste funzioni, almeno di queste, ai municipi, una, diciamo, articolazione di quella che oggi è l'organizzazione del settore dei rifiuti, con un trasferimento di tutto il ciclo industriale post raccolta dei rifiuti all'azienda che si occupa di energia, e in cui appunto il ciclo di rifiuti può essere una componente importante, che andrebbe poi a confluire in una società che ha una relativa efficienza, essendo anche una società quotata e quindi osservata dal mercato. Questi dovrebbero essere due interventi immediati. E poi c'è il complesso settore dei trasporti, dove bisognerebbe, come diceva da ultimo la professoressa, introdurre una forte innovazione attraverso l'apertura alla concorrenza e quindi una valutazione di mercato nel rapporto costi, ricavi, qualità della produzione. Ecco, io credo che Roma, anche perché questa sessione è interessata al suo sviluppo, sul futuro, deve partire proprio dai fondamentali. Ecco, vorrei sottolineare che la pandemia ha colpito alcuni dei punti fondamentali dell'economia romana.
che in particolare quello del turismo, che ha rappresentato negli ultimi anni quasi il 10% del valore aggiunto prodotto dall'area metropolitana, e che sta perdendo, il sistema si sta sbriciolando, perché la durata della chiusura di tutti gli esercizi fa perdere, se non le catene principali alberghiere, tutta quella rete di imprese medio piccole nel settore della ricettività e del settore della ristorazione. E qui, per ricostruire il sistema, ci vorranno molti investimenti, molti incentivi, molti accompagnamenti, senza dire che negli ultimi anni si è sviluppato a Roma, come in tutte le grandi città, la ricettività privata fatta di Airbnb e di tutti quelli che sono appunto forme più individualizzate di ospitalità, che hanno anche alimentato un pezzo di mercato immobiliare e un pezzo di reddito delle famiglie. Ecco, tutto questo sta perdendo valore e creando un cortocircuito anche sul sull'indebitamento privato, oltre che sulla diciamo rete turistica che veniva così offerta in modo più ampio e articolato. Cioè, questo settore va molto molto monitorato, anche perché la trasformazione di tanti appartamenti in Airbnb o in appartamenti offerti sul mercato dai privati aveva mutato anche le caratteristiche del centro storico, creando un mercato che oggi non c'è più, e non sappiamo per quanto non ci sarà, anche perché io penso che se si riaprirà un certo fetta di turismo a livello europeo, sarà molto difficile e sicuramente non breve il periodo di sospensione del grande flusso del turismo asiatico, perché prima che vengano accettati in Europa quei pacchetti che venivano dal cuore della pandemia, penso che ci vorrà molto tempo. Ma tutto questo sta colpendo anche molto il settore della cultura e sta facendo perdere nuove funzioni a Roma, funzioni che già aveva incominciato a perdere, che sono le funzioni direzionali di grandi imprese e aziende private, che sono funzioni direzionali pubbliche. Quando Beniamini, inaugurando questa sessione, diceva: ma abbiamo scoperto un metodo molto comodo per trovarci, fare i meeting con poco tempo, eccetera, ecco, è il sintomo, io credo, di una trasformazione profonda e strutturale del modo di vivere e di lavorare, che avrà un'incidenza sull'economia delle città molto profonda, perché per esempio noi in tutti i centri di una grande metropoli c'è centri paradirezionali, pensiamo a Roma, al quartiere Prati, al quartiere Euro, al quartiere Parioli, oltre che al centro e ad altri settori, c'era tutta un'economia, per esempio dei buoni pasto e della ristorazione, e un'economia fatta di commercio, di reti commerciali che avevano come centro questi sistemi direzionali e che adesso non l'avranno più, e quindi la città si dovrà profondamente riorganizzare. Ora, per altri aspetti, stiamo tutti ragionando sulla ridefinizione della forma urbis e su questo nuovo modello che punta molto per le aree metropolitane alla decentralizzazione e la articolazione delle funzioni. Ecco, io credo che una riflessione per lo sviluppo futuro di Roma deve essere fatta proprio profondamente su come cambieranno le grandi aree metropolitane, il rapporto tra i centri, che dovranno essere di nuovo riempiti di funzioni che dobbiamo immaginare, e gli altri centri non storici o non così
profondamente radicati nella storia o magari radicati in una storia più recente, perché rischiamo di avere un buco in mezzo che si produrrà. Quindi gli scenari, ecco, i megatrends che si presentano alla nuova riconfigurazione delle città incideranno molto sul nuovo sviluppo. Ora, anche il Next Generation EU dovrà essere valutato alla luce di queste prospettive, perché sicuramente il Next Generation EU si proporrà per finire per concludere alcune infrastrutture di lunga percorrenza, come per esempio la metropolitana C, che è questa mito, no? del mito e speranza dei cittadini romani. Ecco, ma quanto bisognerà invece, cioè, ripartire gli investimenti per la lunga percorrenza metropolitana, a livello sia di città metropolitana che di trasporto regionale, e quanto invece dovremo investire sul trasporto di prossimità, proprio in virtù di questa ipotesi di riarticolazione sul territorio e frammentazione delle funzioni, come tante città nel mondo stanno facendo. E quindi anche gli investimenti di Next Generation, e non solo quelli, perché non saranno poi così tanti per Roma da assorbire la necessità di investimenti, ma anche gli investimenti privati dovranno essere orientati su linee direttrici di sviluppo che tengano conto di questa grande trasformazione urbana che sta avvenendo. E anche, per esempio, nella fruizione dei musei e delle opere d'arte, nella fruizione della cultura, proprio in ragione della riduzione dei flussi turistici, dovremo proporre delle modalità che continuino a dare dei ricavi al sistema museale e al sistema dei beni culturali, anche in presenza di una riduzione permanente di flussi turistici. E quindi anche qui noi abbiamo una sfida a livello globale che in verità avremmo dovuto incominciare a cogliere e costruire anche da prima della pandemia, ma questa è una spinta enorme, e in funzione di questo, soprattutto a Roma, io credo vada sviluppato per il futuro la rete della conoscenza, che a Roma è molto densa perché ci sono centri di ricerca, università, istituti, alcuni anche internazionali, che dovrebbero essere stimolati a costruire, a lavorare su queste nuove prospettive, sia di tipo urbanistico strategico, sia di tipo culturale, sia di tipo digitale. E quindi connettere la rete dei centri di produzione scientifica e culturale per metterla al servizio di una visione strategica, in cui io ho trovato molto interessante, devo dire, nel libro la parte, quella finale sul piano strategico a 2030-2050, che punta molto su questa, diciamo, costruzione sulla base dell'agenda europea di un nuovo sistema di città metropolitana che va nella direzione che accennavo. Quindi anche in vista della ulteriore prosecuzione di questo lavoro, a cui pensava Beniamino, che mi sembrerebbe benemerita, credo che questi temi potrebbero essere utilmente oggetto di una riflessione anche comparata, perché sul piano delle strategie urbane l'Europa, ma non solo, anche gli Stati Uniti e anche alcune città asiatiche si stanno muovendo, e sarebbe utile tenerlo presente anche da noi, essendo che nella classificazione europea poi la unica vera città metropolitana è stata classificata Roma, perché nemmeno Milano arriva ad essere, diciamo, la classificata al primo livello, ma è già al secondo come area di fusione di emissione. L'ultima cosa che vorrei dire è che c'è un aspetto che in questa prospettiva andrebbe forse rivisitata e sviluppata in vista di una ripresa economica e una ridefinizione delle missioni dell'economia romana, che è l'agricoltura.
Ora forse non tutti sanno che il 60% del territorio romano è territorio agricolo, e questo può essere un grande volano di biodiversità, cultura, produzione con l'applicazione delle nuove tecnologie che ormai sono diffuse in agricoltura, e anche di incremento dell'export che sta diventando nel settore alimentare un fattore molto importante di traino economico. E qui mi fermo, grazie. Grazie Linda, molto interessanti le tue, però devi spegnere la Linda. Ora vedo come fare, aspetta. Ecco, grazie Linda, grazie doppio anche perché spento. Grazie, dicevo, per le osservazioni molto puntuali, molto interessanti, questi effetti della pandemia sulla riorganizzazione delle città e sulla riorganizzazione dei trasporti sono di grande utilità. Ora, come dire, dopo due donne ogni tanto parlano anche gli uomini, quindi dulcis in fundo do la parola a Luigi Paganetto. Grazie Luigi di essere con noi. Grazie a te di aver preso questa iniziativa e di avermi invitato. Io trovo che l'iniziativa di Beniamino Caravita è particolarmente importante perché segna un discrimine tra le passate iniziative che pure sono state interessanti, ne ricordo alcune anche recenti, come quella di un'industria o altre ancora prima sul futuro di Roma. Quella di Beniamino è un'iniziativa che vuole essere dichiaratamente un'iniziativa che mette insieme tre università, Roma 1, Roma 2 e Roma 3, e cerca con l'ibridazione che può nascere dalle diverse conoscenze che sono racchiuse dentro l'università, istituzionali, tecnologiche, ambientali ed economiche, di mettere a fuoco i problemi di Roma. Quindi è un approccio nuovo, diverso, di cui voglio dare atto a Beniamino Caravita perché certamente segna un punto di passaggio. Un punto di passaggio particolarmente importante perché è stato detto anche da Linda, viviamo un'epoca di trasformazione, non c'è dubbio, chiunque lo osserva da vari punti di vista, ma la cosa importante è che occorre trarre frutto da queste dichiarazioni, occorre anche partire dall'idea che non solo a Roma e non solo nel Lazio siamo in ritardo, perché se guardiamo gli indicatori che guardano ai confronti in Europa, le regioni che pure erano avanzate un tempo, a cominciare da Lombardia o dall'Emilia, e stavano nelle prime posizioni, oggi stanno in posizioni arretrate di molte grandezze rispetto a prima. E quindi il problema si pone ancora più per regioni che tradizionalmente non erano tra le primissime in Europa. Ma questo non solo in termini di PIL o di reddito pro capite, ma soprattutto in termini di capacità di assorbire questa trasformazione di cui già si è parlato. È chiaro che le città metropolitane sono in concorrenza tra loro, hanno delle identità diverse, perché è chiaro che Roma ha un'identità non assolutamente che non sia ben chiarita, ma prevale il fatto di essere città archeologica su tutto l'insieme delle caratteristiche di Roma, che viceversa meriterebbero una identità culturale ben più definita. Ma questo dipende non solo dalla sua caratteristica, ma dal fatto di investirci sopra. E si diceva che gli investimenti sono il grande problema non solo di Roma, ma del nostro paese. Sono investimenti che sono caduti in maniera drammatica in questi anni, tanto che, lo ricordo così, cosa ben nota, negli ultimi anni neanche abbiamo fatto gli investimenti di mera sostituzione delle mobilizzazioni fatte in passato. Cioè, in pratica, quello che ha significato questa caduta degli investimenti è una diminuzione del capitale immobilizzato in attività industriale e di servizi,
perché non si è fatta neanche la sostituzione di quello passato. Questa non è una questione romana, è una questione generale del paese, e questa crisi che noi abbiamo vissuto adesso trova un alimento straordinario nella pandemia. Giustamente veniva ricordata che la pandemia ha cambiato tante cose, io dico che ha messo in evidenza a livello dei servizi la inadeguatezza del sistema di assistenza che i cittadini si trovano per la sanità, perché è chiaro che noi abbiamo un sistema che non è solo romano o della città o della città metropolitana, ma è un sistema nazionale in cui prevale il riferimento ospedaliero, che è importante, che funziona, che ci ha tutelati, ma che non si accompagna a un'assistenza sul territorio, che è molto importante, perché insomma chi ha bisogno di un'assistenza comincia a guardarsi intorno, a cercare qualcuno che gli dica che tipo di cure deve fare, e questo non può realizzarsi attraverso il ricorso necessario al pronto soccorso. Deve esserci qualche istituto intermedio, che in qualche regione c'è, ad esempio in Emilia, ma certamente non c'è nel Lazio, e questo sarebbe una grande opportunità nel momento stesso in cui dobbiamo decidere di ripensare la sanità anche nel Lazio. Questo è un punto veramente importante, perché se noi dobbiamo parlare di rapporto tra servizi, come abbiamo parlato, e cittadini, questo è il primo che oggi si pone a fronte di noi tutti. E credo che sia importante dire che quando ci confrontiamo col numero dei decessi dobbiamo chiederci anche se questo non abbia una qualche relazione con questa difficoltà di un'assistenza tempestiva. Credo che gli esperti su questo abbastanza concordano, e credo che sia importante quindi che anche in prospettiva questo sia un problema affrontato. Ma questo è solo uno dei servizi di cui abbiamo parlato, di cui si è parlato, perché ci sono i servizi che naturalmente attengono ai trasporti, e qui credo che avesse ragione Causi quando in un precedente incontro segnalava l'importanza della questione della domanda rispetto a quella dell'offerta, per usare un'espressione sintetica da economisti. Ma che cosa vuol dire? Vuol dire che si è molto discusso della maniera di fare la gestione, di quanto privatizzare, di quanto creare gestioni concentrate, distribuite. È chiaro che qui un'osservazione che ha fatto Beniamino Caravita ed è importante: questa non è una questione da prendersi in astratto, ma in relazione alla composizione della domanda, perché c'è una domanda che riguarda il trasporto locale, cioè quella che riguarda il trasporto che può essere importante anche per la regione, ma addirittura quello nazionale. È chiaro che io nel fare una organizzazione devo guardare anche, per quanto attiene ai contributi e alle spese, a quanto questo trasporto ha importanza, per esempio per il pendolarismo, per l'una, per l'altra aggregazione del territorio. Quindi è importante quello che ricordava ancora una volta Beniamino Caravita nel suo saggio introduttivo, che ho trovato molto importante, quando dice: beh, attenzione, che qui c'è la distinzione tra Roma capitale e Roma metropolitana, una Roma per capitale dello sviluppo può essere la scelta da farsi. Io concordo con questa scelta, che poi finisce per trasferire sulla provincia, su una visione, no? Su una visione di area vasta, che poi corrisponde all'incirca alla provincia, quello che c'è da fare in termini di gestione dell'insieme dei problemi della città. E credo che questo sia importante, perché altrimenti non si riesce neppure a parlare di quell'altro aspetto che accennavo all'inizio, cioè la concorrenza, la competizione tra i grandi centri metropolitani. Questo è un'altra questione importante, e non si può neanche immaginare che solo la gestione dei rifiuti non venga toccata da questo aspetto, perché io ho l'impressione che certe volte si facciano delle affermazioni improprie, come quando si dice che
ci sono abbastanza termovalorizzatori e impianti meccanico-biologici. Io credo che questo non è testimoniato dai dati, perché alla fine vanno in discarica il 5% dei rifiuti a Milano e l'11% a Roma, e questo è la gestione raccolta differenziata, è 65% a Milano e 45% a Roma. Quindi c'è qualcosa che non torna in questo discorso in cui si sostiene che si possa dire sufficiente la struttura della gestione dei rifiuti a Roma. E naturalmente, se poi andiamo ai trasporti, c'è il tema importantissimo nella trasformazione che viviamo del trasporto sostenibile, che non è solo un'espressione cara a noi che facciamo della sostenibilità una bandiera, ma è pur vero che se noi guardiamo ai trasporti, il cambiamento tecnologico è impressionante. Impressionante perché ormai si pensa a sistemi di trasporti in cui il prossimo futuro, il 5G, consentirà una gestione dei trasporti e della mobilità in maniera automatica. E questo, devo dire, siamo ben lontani, basta pensare come stanno i nostri trasporti dal poterlo sperimentare. Eppure, anche se siamo così lontani, io credo che ci sia proprio un'occasione storica di prendere fare questa scelta, perché è stato citato il Next Generation EU, ora digitale e Green Deal sono i due driver di questo progetto. Beh, credo che l'occasione per Roma sia straordinaria, perché è chiaro che questo è un punto di svolta per tutta l'Europa, che già è in parte incamminata in questa direzione, ma per noi potrebbe essere un salto che ci consente di evitare passaggi intermedi che pure sono stati vissuti. E questo, naturalmente, basta pensare che una linea di autobus oggi può essere alimentata in maniera continua dall'elettricità. Basta pensare a progetti che io conosco che consentono di ricaricare gli autobus sotto la pensilina nel momento stesso che carica i passeggeri. E questo avrebbe un grande effetto anche in termini di quello che ricordava Linda Lanzillotta, cioè le spese che possono essere affrontate in termini di investimenti in infrastrutture diminuiscono, per cui io posso permettermi di investire su mezzi più aggiornati e più sostenibili, e quindi posso fare un'operazione in cui unisco l'investimento in innovazione con un servizio estremamente più capace di rendere conto dell'inquinamento della città. Credo che questo esempio è solo uno dei tantissimi che si possono fare, e che dicono una cosa che, ancora una volta, devo dire, va tenuto presente, che il rapporto tra la città e le amministrazioni centrali è decisivo. E anche qui richiamo il saggio di Beniamino Caravita, perché c'è questo punto ricordato, perché questo vale per tutte quelle diciamo attività che esigono un coordinamento dell'amministrazione centrale, e sono N, e certamente tra queste c'è quella che ho citato, ma vale anche per esempio per il problema della formazione della scuola. Se viviamo in questo mondo che si trasforma, se c'è una cosa che cambia, questa cosa è proprio l'investimento nel capitale umano. Non si può più pensare che ci sia una competenza che produce bassa produttività, e viceversa. Sappiamo che i numeri ci dicono che a Roma aumentano l'occupazione nei settori di bassa produttività. Allora tocchiamo questo tasto, che sembra quasi un tasto che solo gli economisti amano riprendere, cioè quello della produttività dei servizi. Beh, io credo che sia assolutamente essenziale a questo punto, anche in relazione
risorse che possiamo prendere dall'Europa, dimostrare che noi possiamo fare investimenti in settori a maggiore produttività. Questo riguarda la formazione, non solo riguardo al capitale mobilizzato. Faccio un esempio ulteriore, perché se io guardo i dati che ho trovato e che sono ben noti, noi troviamo un continuo, per quanto riguarda occupazione e per quanto riguarda livello di formazione, che è un continuo che va dalla periferia al centro, se volete dal centro alla periferia, con differenze sostanziali, perché se i dati che ho visto non sono sbagliati, sono diciamo 36% laureati al centro della città e circa il 20, tra il 12 e il 20% quelli nelle periferie. Ora, questo dice una cosa, che è chiaro che in questa condizione poi è facile che tutto questo si trasformi in occupazione a bassa produttività. E a questo punto segnalo che forse c'è una strada da prendere, che poi è una strada che ho visto essere condivisa da un accenno nel discorso del presidente Draghi, e cioè quella della formazione che non più limitata a università e scuole, medie e licei, ma anche allargata ai cosiddetti ITIS, cioè istituti tecnico-scientifici, che sono comuni in tutta Europa, ma da noi assai poco. E questo significa spostare il peso dell'occupazione e anche della formazione verso quello che oggi serve. E credo che anche qui è molto importante che la città si raccordi con l'amministrazione centrale per prendere degli orientamenti e fare delle scelte che consentano una così allocazione di risorse in questa direzione. Io credo che queste sono cose a cui va aggiunto un altro aspetto, lo ricordava Linda poc'anzi, cioè è chiaro che Roma è città del turismo, ma il turismo oggi significa anche un turismo in cui conta l'informazione digitale, conta la capacità di gestione delle prenotazioni a livello internazionale, conta la capacità di realizzare visite che siano non legate a code che non sono sopportate e finiscono per dissuadere i turisti, ma sono legate semplicemente a un'organizzazione digitale che consenta a tutti di realizzare le proprie visite, il proprio desiderio di aumentare il proprio patrimonio culturale. Così come c'è un aspetto ancora ricordato da Linda, che è quello di Roma, città della conoscenza. Allora, qui tocco un punto a cui sono molto affezionato, perché già parecchi anni fa mi trovavo a occuparmi di energia ambiente all'Enea. Io proposi che l'area di Frascati, che vede una straordinaria concentrazione, la più grande concentrazione di tecnologia e di istituti che si occupano di tecnologia, di una città della conoscenza. Che vuol dire? Vuol dire non solo avere degli istituti che fanno ricerca, ma anche un contorno di start-up, di imprese che utilizzano i prodotti della ricerca e della tecnologia e che finiscono per alimentare un mercato in cui i giovani, e i giovani sono importanti in questo settore, lo sono in tutti i settori, ma questo particolarmente, possono esercitarsi a fare impresa. E questo significa che c'è un ambiente dove c'è il CNR, dove c'è l'Enea, dove c'è l'Istituto di Fisica, dove c'è il laboratorio, l'osservatorio che è un altro elemento importante, l'osservatorio astronomico per la città, ma anche per il paese. Bene, tutto questo può determinare una ricaduta a pioggia, diciamo, di conoscenze, di start-up, naturalmente mettendo insieme quello che è sempre difficile mettere insieme. Vi assicuro che l'esperienza che sto facendo me lo dimostra, non è facile mettere insieme le scelte finanziarie e le scelte industriali, però io credo che non si può rinunciare a farlo. E questo
è una possibilità, e per farlo abbiamo una straordinaria occasione, ancora una volta, Next Generation EU. Ecco, qui vorrei essere molto puntuale e dire, non è che tante riflessioni stiamo facendo in questi giorni, in quell'occasione che ci ha offerto Beniamino Caravita, con le riflessioni anche sul territorio che ha fatto a me di prezioso, che trovo veramente interessante nel volume che abbiamo ricevuto. C'è da dire che c'è una difficoltà oggettiva di mettere insieme le decisioni che è necessario prendere, cioè fare e trovare le convergenze tra le forze produttive, culturali, economiche, tecnologiche, che possono portare a scelte che sono scelte e driver di sviluppo. Perché Roma ha bisogno di sviluppo, non sviluppo dei servizi, perché non sono solo i servizi per i cittadini, ma sono i servizi che Roma può offrire sul mercato, che contano, e questo credo che si può fare immaginando che ci sia la consapevolezza e comunque lo sforzo da parte dell'amministrazione comunale di mettere insieme i fattori. Naturalmente è un'alchimia difficile che non è riuscita finora, ma non è detto che non debba riuscire, perché io penso che ragionare di progetti anziché ragionare di ipotesi e di astrazioni è il punto importante. Infatti l'Europa ci chiede questo, ci chiede di fare progetti in cui sono definiti tempi di realizzo, obiettivi, risultati e analisi costi-benefici. Questo io immagino che già nella nostra amministrazione capitolana si danno al lavoro perché si realizzi questo, anche perché i tempi sono brevissimi, perché non dimentichiamoci, inserirci in questa vicenda bisogna dialogare con l'amministrazione centrale, bisogna trovare una collocazione all'interno dei progetti che l'amministrazione centrale, con le sue varie articolazioni, presenterà con il PNRR, come si dice, con le sigle, visto che le sigle sono di grande utilizzo in questo periodo della nostra vita. Allora, ciò detto, io penso che è molto importante insistere con questi discorsi e trovare la maniera che si consenta di convincere i tanti che possono accostarsi a questi problemi. Vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto. Grazie. Grazie Luigi, dello scenario molto completo di temi su cui è possibile lavorare, ma anche delle modalità con cui temi possono essere elaborati. Luigi, dovresti spegnere perché ci rimbomba, scusami. Un solo appunto: l'iniziativa è un'iniziativa che parte dai tre rettori, cioè non è un'iniziativa mia, ma è un'iniziativa che parte dai tre rettori, Pietro Marchi, Squillaci e ai tempi Eugenio, e poi è stata ripresa da Antonella Polimeni, ed è un'iniziativa a cui hanno, insieme a me, hanno collaborato Maria Prezioso e Marco Ruotolo, con cui insieme abbiamo costruito sia il progetto del libro che il progetto di queste iniziative. Io credo che l'invito che ci faceva Luigi di continuare a riprendere, ci dava anche alcune indicazioni, così come alcune indicazioni ci dava Linda circa i temi. Io mi riprometto di poterci continuare a lavorare. Volevo, prima di chiudere, invitare Mary e Marco a anche loro a svolgere qualche breve, perché per chiudere sempre intorno alle 6, così come ogni volta siamo riusciti a fare, insomma, qualche riflessione a conclusione di questo nostro ciclo di iniziative. Rispettiamo l'ordine alfabetico, Mary. Ah, va bene, grazie. Dunque, io volevo sottolineare intanto grazie a tutti i nostri amici, e grazie per aver messo l'accento anche sulla parte di economia del territorio, che, come sapete, insomma, per me è veramente un punto di riferimento. Io vorrei dire questo perché vengo da un altro seminario
dove si parlava di turismo post-Covid in un posto che è la Groenlandia, un'isola, e dove si valorizzava veramente quattro cocci, proprio. Allora, come diceva Luigi, ma anche Linda Lanzillotta e anche con i dati di Emma, ragionare su progetti all'interno del recovery plan è l'unica soluzione, abbandonando per un attimo ideologie e teorie che per Roma non sono più sostanziali nel rilancio, nel senso che le conseguenze della non azione governativa, della non progettazione, hanno fatto sì che Roma uscisse dal sistema della competitività. E chiaramente a questo punto non basterà solo rilanciare i servizi, non basterà solo, come dire, rimettere in campo le migliori forze, come ci hanno detto anche Orazio Carpenzano, Longobardi, Angela Dorazio la volta scorsa, no? Della progettazione della capacità, ma dovremo veramente essere inseriti in un sistema di valutazione che non sia più dall'alto. Se noi, e per questo io insisto molto con la città metropolitana area allargata, no? Se noi non riusciamo a superare i confini, come ci dice anche l'Europa, quindi non esistono più questi confini che vogliono fino alle mura una Roma visibile, competitiva e riconoscibile, oltre le mura una città che, insomma, speriamo che me la cavo, noi non riusciremo nei prossimi anni a come dire, far assumere a questa realtà la dimensione che serve. Un'altra operazione ai fianchi va fatta sulla regione, quindi perché la regione cambia approccio, la regione può sussistere, può avere un suo ruolo assolutamente importante, anche se Roma al suo interno è città capitale metropolitana con poteri degni di quelli di una capitale. Quindi io mi auguro che, insomma, non si abbia la forza, Beniamino, Marco, di continuare in questa attività, perché adesso più che mai, avendo questo patrimonio accumulato con l'aiuto di tutti, secondo me noi possiamo passare a discutere di progetti. Grazie a tutti. Mary, Marco. Grazie, sarò rapidissimo. Condivido queste considerazioni finali di Mary e desidero più che altro esprimere un ringraziamento a tutti i relatori che hanno partecipato a questi incontri. La conclusione del professor Paganetto credo che sia una conclusione non solo per l'incontro odierno, ma per quello che ci ha detto, è proprio una conclusione per l'intero ciclo di incontri. Un ciclo di incontri che ha visto una bella sinergia, mi pare evidente, la sinergia tra i nostri tre Atenei, che già aveva trovato un bel riscontro nel volumetto dal quale siamo partiti. E un altro ringraziamento voglio fare a Federalismi, perché Federalismi ha messo a disposizione di tutti questi nostri incontri, io ne ho perso uno purtroppo, ma l'ho potuto rivedere, e resterà un materiale, credo, importante per la riflessione di tutti, resterà in rete, quindi non si esaurisce a coloro che hanno partecipato ai singoli incontri, e per tutti un ringraziamento a Francesco Severa, che è stato prezioso collaboratore di noi tutti, utilissimo, puntuale, quindi attraverso di lui ringrazio tutto lo staff, veramente grazie, vi do la parola a Beniamino. Grazie Marco, anch'io, come dire, mi unisco al ringraziamento a tutti i partecipanti, a tutti i relatori, al ringraziamento di Francesco, a Francesco che è, come dire, un bel esempio di rapporto fra le nostre università, perché viene da Roma 3 ma è dottorando alla Sapienza. Speriamo che questa circolazione dei giovani possa continuare. Io credo che anche riflettendo sulle cose che sono uscite oggi, noi dobbiamo continuare, forse anche coinvolgendo le altre università romane. Questa iniziativa ha girato intorno alle tre tradizionali università pubbliche,
romane. Ci tengo a sottolineare il carattere di università pubbliche, perché forse troppo spesso noi università pubbliche perdiamo il senso e la consapevolezza di cosa significa essere pubblico. Significa laicità nell'affrontare i problemi, significa indipendenza, ma indipendenza concettuale, indipendenza come dato consustanziale al nostro modo di essere, no? Io, più che indipendenza, che sembra che gli altri non siano indipendenti, anche gli altri sono indipendenti, mi piace di più usare la parola laicità nell'approccio, quindi forse possiamo anche permetterci di coinvolgere anche le altre università, le università private, le università cattoliche, le università più piccole, consapevoli della forza che il sistema universitario ha dentro Roma. Il sistema universitario dentro Roma ha una forza di cui forse noi non ce ne siamo ancora resi conto fino in fondo, ma se uno mette insieme il numero degli studenti, il numero dei docenti e il numero dell'indotto che gira intorno a studenti e docenti, la forza del sistema universitario è una forza molto considerevole. Questo senza volere fare politica, cioè senza pensare, ma semplicemente per uno spirito di servizio. A me pare che poi tre parole d'ordine in realtà sono uscite, anche da adesso, senza rimettere insieme tutto, che è molto difficile, lo farà Francesco Severa nei prossimi giorni, ma senza, che ha una tesi di, che diciamo ha come tesi di dottorato e come tesi, come temi su cui lavora proprio questi, e credo che sia anche un bel modo per far avvicinare i giovani alla loro attività, ma credo che tre temi siano usciti forti. Uno, lavorare per progetti. Due, lavorare in maniera interdisciplinare. Tre, coinvolgimento degli stakeholders, dei servizi, delle professioni, delle attività. Forse con questi quattro obiettivi, coinvolgere le altre università, lavorare per progetti, lavorare in modo interdisciplinare, coinvolgere come università, stakeholder, servizi, professioni, forse possono essere delle linee per una prosecuzione del nostro lavoro. Di nuovo ringrazio i relatori di oggi, Emma, Linda e Luigi, ringrazio tutte le persone presenti, ringrazio tutti quanti i relatori e proveremo con Marco e Mary a costruire la prosecuzione del progetto. Grazie a tutti e buona serata a tutti. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Grazie, saluti a tutti. Grazie, Luigi. Arrivederci. Ciao Linda. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie.